Lo sapevate che in uno stadio, nonostante l'urlio dei tifosi, l'energia sprecata da decine di migliaia di spettatori non è poi molta? È stato infatti calcolato che trasformando in energia termica l'energia sonora del pubblico di una partita, essa sarebbe appena sufficiente, al termine dei 90 minuti di gioco, a far bollire mezzo litro d'acqua. È poco, vero? Non dimentichiamo però che certi risultati sono per i tifosi delle vere docce fredde. Sono topi di laboratorio, signora, non abbia paura. Guardi come sono graziosi. Stanno per affrontare la singolare prova della morfina. Si inietta un topo una minima quantità di morfina o una sostanza che ne contenga tracce. Coraggio, amici. Dopo l'iniezione la vostra quota assumerà una caratteristica posizione a S. Come? Non lo sapevate? Il primo è servito. Mamma mia, che impressione! Eccoli sistemati. Con le code a S per via della morfina vedono forse meravigliose croste di formaggio e gatti mansueti. S, come sogno. John Weber, detto il barbiere volante di Chicago, è campione mondiale di velocità nel radere la barba. 22 secondi netti, compresa l'insaponatura effettuata con tecnica speciale. 10 anni di allenamento e oltre 1000 clienti all'ospedale per giungere a questo primato. Eccola la conca. Via! Insaponato! Rasoio tagliatissimo, capace di asportare l'orecchio a un pachiderma se non è manovrato da un virtuoso come John Weber. La paura fa drizzare i peli nel senso migliore per una rasatura perfetta. In un finale impressionante, soprattutto per il cliente, John Weber raggiunge le più alte vette nel suo stile inconfondibile. Un'asciugatina garbata e il signore è servito. Anzi, il signore è svenuto. Al posto della colonia un po' di sali e ci scapperà anche la mancia. Attenzione quando vi fate tagliare la barba. Ma più attenzione ancora quando vi fate tagliare un abito. Un taglio buono non è tutto. Per avere la certezza di un abito veramente personale ed elegante, vi consigliamo di scegliere un tessuto Marzotto.